Un violento incendio è divampato attorno alle ore 22 di ieri sera nella zona industriale di Bellocchi in un magazzino di abbigliamento in via Albertario. Il capannone di oltre 1000 metri quadri che conteneva attrezzature e merce della ditta Pribel di Serra Sant'Abbondio è stato completamente distrutto dalla violenza delle fiamme che si sono sviluppate velocemente, vista la natura della merce, raggiungendo in breve tempo temperature elevate che hanno fatto collassare la copertura della struttura che ha ceduto anche sotto il peso dell'impianto fotovoltaico presente sul tetto del deposito. La squadra dei vigili del fuoco di Fano, composta da sole 4 unità anziché 6, in quanto due componenti del turno si sono dovuti unire alla colonna mobile allestita per l'emergenza terremoto, ha avuto il suo da fare per oltre 2 ore assieme ai colleghi pesaresi giunti in appoggio per non far estendere alle strutture adiacenti le fiamme, contenendo così i danni causati dal rogo. Sulle cause che lo hanno fatto scaturire, esclusa la concausa con la scossa di terremoto delle 21:18, dalle prime rilevanze si pensa ad un cortocircuito elettrico causato da attrezzature per lo stiro dei capi. Sul posto anche gli uomini del commissariato di Fano per i rilievi di prassi in questi casi.